Partire da casa quando fuori ancora è buio è sicuramente un po' da matti, ma salire in macchina e rimanere inebriati dall'odore della turbo, dal profumo della turbo, secondo me qua bisogna essere a un livello abbastanza avanzato di pazzia. Che è un momento buono, nonostante siamo a fine gennaio, siamo nei giorni della merla. Credo che si veda un pochettino dal fumo che fa la mia bocca che, nonostante il sole, la temperatura è abbastanza rigida. Qualche brem si dovrebbe prendere e quindi speriamo bene. Abbiamo preparato la ricetta più classica che ci sia, una ricetta mono ingrediente. Praticamente abbiamo usato solo della pastura turbo, in questo caso io ho usato una Turbo Classic. Ho messo una piccola percentuale, piccolissima, di colorante nero, giusto per dargli appena appena una scurita, e poi l'ho tagliata con della terra di fondo, la terra quella, la classica del sacchetto verde. Non ho usato moltissima terra perché non abbiamo fuile verde vasa, abbiamo solo dei bigattini che inseriremo in pastura in quantità sicuramente molto controllata per evitare di sfamare il pesce, e poi mano a mano vedremo la pescata come va. Abbiamo montato 4 punte con grammature comprese tra 1 e 4 grammi, anche se la più utilizzata è stata proprio quest'ultima, la più pesante. Per quanto riguarda invece la pasturazione, abbiamo optato per 4 palle di pastura iniziali con pochissimi bigattini morti e qualche caster tritato, ma veramente poca roba per cercare di non sfamare i pesci presenti, che con questo freddo sicuramente non godranno di grandissimo appetito. Per quanto riguarda la lenza, invece, una lenza semplicissima, una spallinata su circa 35-40 cm, al quale abbiamo collegato un terminale da 25 cm, un appoggio di circa 3-4 dita. Dopo pochi minuti d'attesa, la prima fondata del galleggiante ci fa ben sperare, ma è un'arborella, un'avola da 30-35 grammi, una bella avola, ma stiamo sicuramente cercando prede più importanti. Un'altra bella fondata, questa volta è una brem di taglia discreta, una brem da 3-4 etti, finisce nel guadino. Purtroppo notiamo come diverse brem che abbiamo catturato in questa giornata abbia dei segni evidenti, probabilmente di un becco, una beccata di un cormorano, questi uccelli che purtroppo sono una vera piaga in queste zone.
le mangiate rallentano, decidiamo così di bagnare un po' di più la pastura cercando di creare una sorta di mini ponghino per vedere se apprezzeranno maggiormente questa nuova meccanica del nostro composto. Passano diversi minuti ma nessuna fondata del galleggiante, quindi torniamo alla pasturazione iniziale, torniamo a una pastura non eccessivamente bagnata, vediamo se questa soluzione, tornando alle origini, ci darà qualche soddisfazione. A quanto pare la scelta è stata corretta, la pasturazione fatta non eccessivamente bagnata ci ha regalato subito una soddisfazione, il tempo di scendere in pesca, pochi secondi dopo che abbiamo pasturato, subito la prima fondata e un'altra brem discreta che va a far compagnia alle altre dentro nella nassa. Con quest'ultimo pesce andiamo a chiudere la giornata. È stata una giornata davvero interessante, è stato un ritorno alla pesca in acque libere dopo un inverno passato inevitabilmente nelle acque commerciali, ci siamo divertiti, una decina di brem sono finite nella nassa, pronte per essere rilasciate e per ridargli la libertà. Grazie a tutti e alla prossima! Sto registrando anche adesso, stai attento a quello che dici. Ti metti sempre nei posti. Adesso mi hai messo il coso proprio in mezzo ai marroni. Io non c'è, culo! Sei agile? Andava su e giù. Ma stavi registrando prima? Quando mai passato la tele? Allora no, non ho registrato un cazzo. Sei un disagio. Chiamo, hai detto prendi qua. Te lo giuro, ho visto adesso che sta reggendo. Aspetta, aspetta, fammi vedere. Ma va a cagare, c'è scritto rec, c'è scritto, lo vedi? Che scarso, ragazzi. Quella non l'avrei sbagliata io. Ah, per forza, ho aspettato un'ora perché c'era una pistola che non prendeva la telecamera. Sì, quella era la mangiata da una bremona. Gliel'hai cavata da sotto il naso. È un'ora che sei lì, che sei lento, sei lento. Per forza, che dopo i pesci ce l'hanno con te. Sei lento. Cioè, fare dei dispetti così è come se a te ti facessero vedere una bella fetta di pizza napoletana farcita, fumante, calda quando hai fame. E quando sei lì, track, ti portano via il piatto da sotto. Sei uguale. Sei lento a fare tutto. Stai facendo un maltrattamento psicologico ai pesci. E loro si vendicano poi dopo, trasmettendo da generazione in generazione la tua immagine, e dicono quando arriva quel soggetto lì fate di tutto perché non prenda un pesce. E quindi l'incantesimo di Alibaba su di te funzionerà sempre.